Darmi una brutta notizia, una di quelle che non si vorrebbe mai dare. Buongiorno bikers e benvenuti in un nuovo video sul mio canale The Blonde Pipes. In questo video vi parlerò di un viaggio che sto per andare a fare con un'altra motociclista, Giulia, ve la taggo qua sotto, e partiremo in sella 2 Triumph, poi vi faccio vedere anche quali, alla scoperta della Costa Azzurra. Quindi faremo Costa Azzurra, Gole del Verdon, Camargue, e lo vedrete comunque, vedrete tutte le tappe in questo video assolutamente, perché ci terremo proprio a farvi vedere passo dopo passo dove andremo. Sarà un viaggio non solo per macinare chilometri, ma sarà anche culturale, quindi vedremo tanta arte, come piace a noi, e arriviamo insomma a capire con quali moto partiremo. Allora, non so se la vedete, o non la vedete? Ta-da! La Tiger 6E60, una moto bellissima, perfetta per viaggiare, di questo rosso brillante, è stupenda! Bene, 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 sono contenta, viaggerò con le valigie rigide, scusate ma qua piove, quindi moto bagnata, moto fortunata, quindi ha già cominciato a piovere, quindi siamo... è di buon auspicio, no? Sì. Giulia, è di buon auspicio? Dicono di sì. Lei Giulia. Però ormai ho controllato, c'è il sole dappertutto. Domani forse si parte col sole allora. E quindi io viaggerò con questa, mentre Giulia viaggerà con una Trident 660 con tutti i borsoni da viaggio annessi. Quindi domani si parte, ore 9, e si va proprio in direzione Francia. Io ieri ho preso talmente tanta acqua che Lorenzo, siamo tornati a casa, ma amore, sei stata bravissima, adesso sei pronta per partire. Che te pensi che in Francia non la prendi l'acqua? Grazie Lore, caro, caro Lore. Se mai vedrai questo video, amore, sei stato molto gentile, guarda. Comunque noi stavamo facendo i contenuti e è iniziato a piovere. Bello. Quindi adesso cosa facciamo? Sposa bagnata, sposa fortunata. Ti stai qui a sposà? No. Bene. Né ora né mai, tra l'altro. Beh. Ma chi mi sposa a me? No! Ma chi mi sposa a me? Dai! Vabbè, aspettiamo che spiova. Eccoci biker, siamo pronti per partire per la Francia. Abbiamo allestito tutte le moto. Ecco la Trident di Giulia. Guardate che meraviglia. E la mia Tiger 660. Siamo prontissime, super cariche, adesso faremo un tratto un po' noiosetto di autostrada, ma giustamente serve anche quella, e poi ci rivediamo alle prossime tappe. Ciao! Eccoci qui biker, stiamo per raggiungere le prime tappe del nostro viaggio alla scoperta della Francia e finalmente sono pronta per parlarvi della Tiger Sport 660, questa bellissima moto che sto utilizzando e che mi sta dando già un sacco di soddisfazioni. Penso che sia molto bella esteticamente, a me piace, ma anche molto versatile, perché è decisamente un bel mix e anche riuscito tra una moto sportiva e una moto da viaggio. Il motore è un 3 cilindri con cilindrata 6,60, che è esattamente identico a quello della Trident 660 che sta utilizzando Giulia in questo viaggio. E con i suoi 81 cavalli, una coppia che entra ai 6250 giri, a mio avviso è tra le moto più brillanti del suo segmento. A me sta piacendo molto, mi piace tantissimo anche l'erogazione, che poi è quella a cui ci ha abituato Triumph, fluida, regolare e davvero divertente. Possiamo trovare due mappe, una road e una rain, manca quella customizzabile, ma io personalmente non ne ho sentito l'esigenza. Un'altra cosa che manca e che mi avrebbe fatto molto comodo avere durante per esempio il tratto in autostrada è il cruise control, ma onestamente ci sta, è comunque un entry level, è la più piccola della famiglia delle Tiger e sicuramente ha un prezzo molto molto inferiore rispetto alle altre sorelle più grandi, quindi ci sta che alcune cose non siano inserite di serie. A fine giornata, finalmente è stata una giornata lunghissima, ci siamo fermati, abbiamo fatto qualche tappa, ci siamo fermati a Sanremo più che altro, tappa non prevista, ma in realtà avevamo bisogno di mangiare, comunque eravamo partite un po' tardi, quindi ci siamo fermate lì.
E tra una cosa e l'altra non ho fatto molte riprese perché ci sono state un po' di vicissitudini, tra cui un poliziotto che, una coppia di poliziotti che ci ha fermato per farci i complimenti delle moto, eccetera, per fare le foto, i video, insomma, quindi ci hanno portato via un po' di tempo, ma va bene, ci sta, è bello anche così. E quindi abbiamo deciso l'ultimo di prenotare. Abbiamo prenotato un alberghetto a Cap Dyle a un prezzo, insomma, diciamo abbordabile, ma non troppo, perché comunque era 120 euro, non c'era nient'altro, quindi abbiamo optato per questo. Alla fine le proprietarie dell'albergo ci ha fatto un sacco di sconto, quindi alla fine abbiamo pagato, mi sembra, 99-100 euro la camera. E guardate che cos'è, guardate, camera vista mare. E ci ha detto: ragazze, perché siete motocicliste, vi faccio questo prezzo qui, ma di solito con vista sul mare qui 250 euro, palanche. E invece abbiamo la solita fortuna dell'italien. Vogliamo raccontare cosa è successo oggi? Ci siamo perse completamente a Monte Carlo, Monaco. Monte Carlo, sì, va bene. Allora, io vi dico solo che non ho pianto perché mi sembrava poco maturo. Io devo. Tu potevi piangere, tu sei giovane, potevi piangere. Io non ho pianto lo stesso. Brava. Volevo mantenere una parvenza di, capito? Donne tutte d'un pezzo. E invece no. Allora, curve a gomito in salita. Nel traffico, quindi probabilmente a 5,5 all'ora. Una roba da vomito. Allora, siamo state fortunate perché avevamo due moto d'eccezione, sì, quindi sì, hanno aiutato tanto. Sì, decisamente sì. Però ragazzi, è stato un parto. Posso dire una cosa poco femminile? Vai. Si dice a Roma, se mi mettevano uno spillino non ci sarebbe entrato. Così. Stretto, stretto, stretto. Però l'abbiamo passata. È andata così. Va bene lo stesso! E domani un altro sarà il motto del viaggio. Il motto del viaggio. Lo stesso. Va bene lo stesso. Bikers, eccoci qua, oggi si riparte, cariche belle fresche. Oggi dobbiamo fare un po' di tappe in più rispetto a ieri perché tra una cosa e l'altra abbiamo fatto un po' di ritardi. Però le ragazze sono pronte, le mie borse rigide sono montate, borsa da serbatoio di SV Motec montata, comodissima devo dire. E oggi faremo Cagnes sur Mer, perdonate la pronuncia, e poi faremo, mi sembra che arriveremo fino a Grasse, Castellane, quindi c'è tanta strada da fare, ci sono un po' di chilometri da macinare, quindi vi aggiorneremo poi durante il tragitto. Augurateci buon viaggio e ci vediamo dopo. Eccoci qui, prima tappa, Cagnes sur Mer, spero si dica così. C'è un castello medievale bellissimo che adesso andiamo a vedere. È una piazzetta con un sacco di bar carini, mi sa che tappa coffee. Alle cascate, bellissime, veramente bellissime, molto scenografiche. Abbiamo pagato un euro per entrare, mamma, ho dei capelli allucinanti. Abbiamo pagato un euro per entrare, ma ne vale davvero la pena, è stupendo. Arrivati a Grasse, una delle tappe, è un paese molto carino, adesso facciamo due passi in centro e vediamo un po' che cosa ci riserva. Da quest'anno è diventato patrimonio dell'UNESCO perché è una località in cui vengono fatte delle fragranze, profumi, insomma è davvero famoso in tutto il mondo. Guardate ragazzi cosa abbiamo trovato, un portacaschi assolutamente gratuito. Cioè, incredibile, io non me lo sarei mai aspettato. Puoi lasciare qui il casco per 16 ore e goderti la città serenamente, senza pesi. Dovrebbero farlo tutti.
l'ultima tappa della giornata, siamo venuti a vedere il museo di Picasso ad Antibes, non vedevo l'ora perché è uno dei miei artisti preferiti e adesso ce ne siamo un po' qui tra queste meraviglie. Noi ci stavamo chiedendo, ma perché la gente fotografa le opere e non si ferma a guardarle? Ragazzi, la media di una persona davanti a un quadro è di 2 secondi. E abbiamo detto tutto. E vanno via. Cioè, gente di tutto il mondo, se andate in un museo, non li guardate attraverso il telefono i quadri, guardateli con gli occhi, siete sciocchi. Dai. Perché le foto e i video li facciamo pure noi. Seguitemi per altre perle. Per altre ricette. Buongiorno bikers, noi stamattina abbiamo deciso di farci un giretto sulla Croisette a Cannes e stavamo cercando un posto anche per fare delle belle foto con la moto, ma qui sembra che sia tutto abbastanza blindato. Comunque adesso capiamo un attimo come fare, anche perché il posto è bellissimo, guardate che meraviglia, tutta la spiaggia, mi sembra che questa si chiami Palm Beach. E niente, poi proseguiremo, adesso caffettino, poi proseguiremo e andremo sulle gole del Verdon. Ecco, ci siamo in direzione gole del Verdon e stiamo facendo la Rue Napoléon, che è la strada più amata e più famosa, almeno per i motociclisti, ma abbiamo visto anche un raduno di auto sportive che sfrecciavano e noi sempre insieme alle nostre ragazze adesso ci dirigiamo proprio sulle gole. Ma continuiamo così il nostro viaggio tra una tappa e l'altra, maciniamo sempre un sacco di chilometri al giorno e siamo felicissime. Per esempio adesso siamo sulla Rue de Napoléon, che è la strada che Napoleone ha percorso al suo ritorno dall'Elba per iniziare i fatidici 100 giorni. Ci stiamo divertendo un sacco insieme alle nostre Triumph, anche perché stiamo percorrendo una delle più belle strade al mondo da fare in moto. Ci sono panorami stupendi ragazzi, un asfalto perfetto e delle belle curve ad ampio raggio che sono super divertenti. E proprio lungo questa strada vorrei parlarvi un po' del settaggio che ho scelto per questo viaggio proprio sulla mia Tiger 660. Io sono partita con sostanzialmente le due borse laterali rigide che non sono di serie, ma che in questo momento Triumph sta omaggiando con l'acquisto della moto. Non so quanto durerà questa promozione, però se siete interessati ad acquistarla vi consiglio di fare in fretta, perché parliamo di borse che vanno dai 7 agli 800 euro e in questo momento appunto Triumph le omaggia con l'acquisto di questa Tiger. Sarò del tutto sincera con voi, la mia paura più grande prima di partire era proprio quella che queste borse mi potessero sbilanciare nelle manovre. Non sono abituata insomma a guidare con borse rigide, ma in realtà mi sono accorta che sono proprio belle compatte e non creano alcun tipo di problema anche in mezzo al traffico. Tra l'altro sono anche abbastanza alte, quindi davvero mi sono trovata molto bene. Inoltre sono molto capienti, questa è una cosa importantissima, e la cosa bella è che una volta sganciate non rimangono telaiate viste, che io odio, e infatti l'aggancio è inserito proprio nella struttura della moto e direi che sono indispensabili per viaggiare, per fare tanti chilometri. Ma capiamo un attimo come va questa moto, perché dopo giorni di viaggio e tanti chilometri alle spalle vi do qualche impressione. Allora, è una moto che a me piace, ve l'ho già detto all'inizio, è davvero compatta e agile rispetto a tante altre moto della categoria e ha un baricentro basso, per me è importante, sono alta, ma lo preferisco perché così sono un po' più agile anche nelle manovre da ferma. Il peso è sicuramente gestibile, parliamo poco più di 200 kg e è una moto che dà subito confidenza, anche perché credetemi, è davvero facile, anche l'impostazione della curva è facile, precisa, sicuramente grazie anche al cerchio da 17. E poi vabbè, una ciclistica ad altissimi livelli a cui Triumph ormai ci ha già abituati.
Direi che è una moto perfetta anche come prima moto, io la consiglio perché unisce tanti lati positivi, tra cui appunto quello di non essere troppo ingombrante e quindi agile anche nelle manovre da fermo, ripeto, e ci tengo tanto a questa cosa, e ha un'erogazione che non mette mai in difficoltà, bella lineare, bella fluida. Anche la posizione di guida mi sta piacendo, il manubrio è largo e le braccia rimangono rilassate. Ha una tendenza sicuramente alla moto sportiva, ecco, questo c'è da dire, ma con braccia sempre rilassate. Le pedane sono abbastanza arretrate, appunto per questa personalità sportiva, e la sella è stretta e comoda, soprattutto direi nei cambi di direzione. Come potete vedere dalla mia faccia abbiamo avuto un piccolo contrattempo, dobbiamo darvi una brutta notizia, una di quelle che non si vorrebbe mai dare. Purtroppo il nostro viaggio finisce qui, tra le gole del Verdon meravigliose, dove ieri purtroppo ho avuto un piccolo incidente. Sono finita praticamente contro una parete di roccia e sono scivolata all'uscita di una curva molto brutta e piena di ghiaino. Insomma, una situazione abbastanza imprevedibile, ecco, non me l'aspettavo. E quindi probabilmente per una serie di cose non sono riuscita a gestire la situazione. In teoria, insomma, non ho paura di queste condizioni, ma era un manto stradale veramente tremendo. È stata una brutta sensazione, bruttissima, perché ho avuto paura di farmi davvero male, ma me la sono cavata, come vedete, con qualche livido, una caviglia, sono un po' zoppicante, ma sono viva e... bene così, insomma. L'importante è che nonostante lo scontro io stia bene, perché avevo tutte le protezioni. Comunque, al di là di tutto, volevo ringraziare tanto anche Triumph che ha prestato assistenza anche a livello umano, mi sono stati vicinissimi, e la mia amica e compagna di viaggio Giulia che mi ha assistito dall'inizio alla fine e si è dimostrata veramente un'amica, ma già lo sapevo. Allora, bikers, siamo qui sulle bellissime gole del Verdon, ecco, l'ultima gioia di questo viaggio, perché il nostro viaggio si è interrotto abbastanza bruscamente, nel senso che purtroppo ieri ho fatto un piccolo incidente e ho fatto una brutta caduta, diciamo, dico piccola perché sto bene, sono qui che lo racconto, in realtà sono proprio finita contro un muro di roccia e ho fatto un bel botto. Per svariate ragioni, probabilmente, adesso non sto qui a parlarvene, comunque eravamo all'uscita di una curva sulle gole del Verdon, su una strada stretta e l'asfalto, il manto stradale era un pochino imbarazzante. Un po' tanto. Non mi sono resa conto effettivamente del pericolo e niente, quindi non ho gestito la moto. Non ho gestito la situazione e sono andata contro la montagna. Siamo qui comunque e sono contenta a raccontarvi la fine di questo viaggio che spero si ripeterà. Assolutamente, speriamo. Riprenderà da qui? No, non da qui. Cioè, dalle gole del Verdon, questa parte la saltiamo direttamente, arriviamo direttamente sul ponte. Esatto. E approfittiamo per parlarvi di cose molto importanti, che sono fondamentali e grazie a queste cose importanti per cui io sono ancora qui a parlarvene. Ovviamente io ci tengo tanto, lo sapete, alla sicurezza in strada e sto bene. Solo ed esclusivamente perché avevo tutte le protezioni. Assolutamente. Ero coperta da cima a piedi, quindi casco omologato, giacchetto con le protezioni stivali, pantaloni, guanti, paraschiena, tutto. E quindi non mi sono fatta praticamente niente, ho solo slogato il polso, che tra l'altro quello con cui sto tenendo il telefono, quindi il video sarà molto breve adesso.
e poi comunque la prudenza è in moto, chiaramente io poi vado piano, quindi non lo so. Piano, la gestione delle situazioni di pericolo, che sia ghiaieno, che sia pioggia, chi ha paura, che non si sente sicuro, basta andare piano, mi raccomando, andate più, anche a 10 all'ora, a 10 all'ora, e freno posteriore, dimenticate il freno anteriore, sì, perché il freno anteriore vi fa chiudere lo sterzo, chiaramente, sì, vi si chiude la ruota davanti e cadete. Freno posteriore non fate né accelerate né frenate brusche, quindi accelerate piano piano, frenate piano piano e non può succedere niente. Freno motore. Quindi cercate di gestirla con quanta più freddezza potete. Sì, che poi io ho anche esperienza di off-road, quindi chissà cosa è successo. Boh, non lo è so. È andata così. È andata così. Va bene lo stesso. Però direi che siamo molto felici. Sì, assolutamente. Molto sì. Contente, assolutamente. Un po' stanche, un po' provate, ma sì, siamo molto felici. E direi che da sta faccia... Questa faccia e questa meraviglia di paesaggio, perché comunque alle gole del Verdon ci siamo arrivate, cazzo, a metà, ma ci siamo arrivate. Noi vi salutiamo, ricordate di seguire i nostri canali, di iscrivervi, di mettere like, di commentare con qualche vostra esperienza in merito, quindi seguiteci per altre avventure. Ciao, va bene lo stesso.